un progetto molto ambizioso che estende e va in prosecuzione del progetto precedente, il cosiddetto MIT 1, in cui abbiamo riportato i bus elettrici filobus in città, e questo estende quel concetto a tutta l'area del Golfo. E è molto ambizioso perché si inserisce in un processo di rinnovamento complessivo dell'azienda che è passato attraverso la riorganizzazione, la lotta all'evasione, una massiccia campagna di acquisto di mezzi, e quindi prosegue sullo sforzo che abbiamo fatto fino ad oggi. In un periodo in cui sicuramente la pandemia ha toccato inevitabilmente il conto economico in maniera molto pesante. È un progetto che va a traguardare un processo di crescita ambientale del trasporto pubblico locale su gomma. Probabilmente Spezia, col suo golfo che è assimilabile a un lago, ha necessità anche di un trasporto pubblico marittimo. Non parlo che partiamo da zero, perché Spezia era già dotata con l'Intur sino agli anni primi anni 70 di un servizio marittimo straordinario, efficiente, capillare. Credo che questo sia un modello che noi dobbiamo riprendere, perché non possiamo solo dare un servizio via gomma, ma bisogna anche dare quello via mare. Non è giusto che vi siano località belle come Lerici, Porto Venere, la Palmaria e tutti gli altri comuni che non siano raggiungibili tutto l'anno, perché arrivi per esempio a Porto Venere sino a novembre c'è le corse, per la Palmaria le corse sino a settembre, e poi devi interrompere questo flusso diretto con Spezia. Quindi c'era un collegamento capillare, credo che vada ripresa. Non partiamo da zero, secondo me si potrebbe ragionare con quella grande impresa che è quella dei battellieri del Golfo, che è strutturata con mezzi sempre ammodernati. Partiamo da loro, facciamo un ragionamento che chi deve farlo, credo la regione forse di competenza sul trasporto pubblico marittimo, credo che Mary sia ora questo il momento, perché quello marittimo deve essere una integrazione con quello che stiamo presentando noi. È un invito che faccio, che lancio, ma che secondo me andrebbe ripreso.